Il vice premier Matteo Salvini è tornato in Molise per tirare la volata al candidato presidente della coalizione di centrodestra Francesco Roberti. Un tour partito questa mattina a Venafro, diverse le tappe tra i centri molisani. A Isernia il ministro delle infrastrutture ha incontrato cittadini e militanti, ribadendo il pieno impegno della Lega per lo sviluppo del Molise. Per la Lega il Molise esiste, a differenza di altri politici che da Roma non penso che a Isernia o Campobasso siano mai venuti. Da ministro delle infrastrutture sono orgoglioso in questi pochi mesi, dall'8-0 della strada di Isernia, al viadotto del Senta, ai lavori che stiamo immaginando, ragionando e progettando sulla Bifernina e sulla Trignina, al discorso delle ferrovie. Perché credere nella Lega? Perché dove governiamo, governiamo bene. Roberti è un buon sindaco e quindi chi fa bene il sindaco può far bene il governatore. Il passaggio sulla sanità negli ultimi anni, ha detto Salvini, la regione non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto. Negli ultimi anni, soprattutto sulla sanità, ce lo diciamo col massimo della onestà, la regione non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto e potuto, e laddove c'è la Lega al governo la sanità funziona in un certo modo, quindi conto che col sostegno dei molisani anche qua riusciremo a dimostrare che volere è potere. Il leader della Lega ha parlato anche delle imprese molisane. Imprese straordinarie, la DR a macchia di Isernia che da un piccolo paesino vende 30.000 vetture in tutta Italia dando lavoro a centinaia di molisani, nonostante le difficoltà delle strade, vuol dire che qua c'è gente tosta. Ma vale per la Molisana, che porta il nome del Molise, il gusto del Molise in giro per il mondo. Però mio dovere è portare più infrastrutture in questo straordinario territorio, perché non puoi metterci 3 o 4 ore per arrivare a Roma, e quindi sanità, strade, ferrovie saranno le priorità della Lega. E il mio impegno però è di tornarci non solo prima del voto ma dopo il voto. E poi l'intervento su uno dei temi caldi dell'agenda politica nazionale, la ratifica del MES, il Fondo Salva Stati Europeo, istituito nel pieno della crisi del debito sovrano del 2010. All'Italia, spiega Salvini, questo strumento non serve. Sceglie il Parlamento, gli italiani eleggono i parlamentari, quindi è giusto che decida il Parlamento. Poi la mia opinione personale è che io preferisco indebitarmi con gli italiani per fare scuole, strade e ospedali, piuttosto che sottoscrivere accordi internazionali con soggetti stranieri che poi rispondono a esigenze straniere. Abbiamo visto negli ultimi giorni che più di 600.000 risparmiatori italiani, piccoli risparmiatori, hanno comprato i buoni del tesoro, i buoni postali, e quindi io preferisco, per fare le strade e le ferrovie in Molise, chiederli agli italiani questi soldi piuttosto che sottoscrivere patti con fondi internazionali che poi rispondono anche ad altri interessi. Quindi il mio punto di vista è che il MES all'Italia non serve.